Allora, noi, buonasera a tutti dalla vicepresidente, noi abbiamo iniziato con la battaglia sanitaria, però la battaglia sanitaria ancora deve continuare e continuerà. E abbiamo fatto questo centro per aiutare tutte quelle donne che hanno un po' di timidezza e vergogna di dire ciò che gli succede. Soprattutto a San Giovanni in Fiore ce ne sono tante, tantissime. Io ne conosco tante e sono molto contente di questa cosa che noi abbiamo creato. E speriamo che andiamo bene, perché questa cosa che noi abbiamo in atto, questa idea che abbiamo formato, tutte noi donne diritti che siamo in tante, l'abbiamo fatta perché ognuna di noi ha vissuto una violenza. Chi poca, chi tanta ha vissuto una violenza, chi con la madre, chi con il padre, chi col marito, chi con i figli. Quindi ognuna di noi sa i propri problemi. Io spero che questo centro andrà avanti, però piano piano scompaia la violenza, in modo che questo centro non diventi più un centro, non sarà più un centro antiviolenza, ma il centro dell'amore. Io spero che abbiamo dato un bel esempio a tutti quanti voi. E viva, viva le donne e viva anche gli uomini, perché senza gli uomini la donna non è niente e la donna senza l'uomo non è niente. Grazie.